Buongiorno ragazzi di seconda A, questa è una video lezione di letteratura. Oggi concluderemo lo studio della Divina Commedia. Leggiamo l'ultimo brano tratto da questa eccezionale opera che è riportato nel vostro libro, La preghiera alla Vergine. Quindi prendete il vostro libro a pagina 72. Avete studiato per oggi che Dante, accompagnato da Beatrice, sale per i nobili cieli del paradiso, dove incontra le anime dei beati e ascolta le loro storie. Sono anime liete, felici, che danzano, cantano. Avete visto lo schema riassuntivo nel vostro libro, relativo ai vari modi con cui queste anime esprimono la loro immensa gioia di trovarsi al cospetto di Dio. Queste anime però formano nell'empireo una candida rosa, questa rosa i cui petali bianchi sono in realtà le anime dei beati, cioè delle queste persone felici, beate, che indossano una tunica bianca. E a questo punto Dante ha smesso la sua ascesi, è terminata la sua salita. Dagli inferi è risalito in superficie, ha attraversato le varie cornici del purgatorio e dal paradiso terrestre si è avventurato nel cielo. È stato tutto un movimento in salita che ovviamente è stato preceduto dalla discesa negli inferi. E anche questo è molto simbolico. Dopo aver raschiato il fondo, dopo essere andato più in basso che può, l'essere umano si rialza e inizia una nuova vita, sempre più in alto, elevandosi verso ciò per cui la sua anima è fatta, cioè la comunione con Dio. Cosa succede? Che a questo punto subentra una terza guida per Dante. La prima è stata Virgilio, la seconda è stata Beatrice, che rappresenta quindi Virgilio che rappresenta la ragione, Beatrice che rappresenta la fede, e poi c'è per un breve periodo una terza guida, un uomo anziano vestito di bianco, con una barba bianca, dal volto molto sorridente. Si tratta di un santo a cui Dante in vita era particolarmente legato e di cui conosceva bene i suoi scritti, come possiamo capire da alcune citazioni che egli fa. Si tratta di San Bernardo da Chiaravalle. Perché la scelta di San Bernardo? Perché come ultima guida? Perché San Bernardo era un santo a cui Dante era particolarmente devoto, di cui apprezzava molto gli scritti e che era molto legato, voleva molto bene a Maria, la mamma di Gesù. Sentimento verso Maria, verso la Madonna, condiviso dallo stesso Dante, come vedremo adesso in questi versi. Quindi Beatrice si fa da parte, si avvicina a Dante, San Bernardo sorridente, e per conto di Dante chiede aiuto a Maria, alla Madonna. Perché lei chiede aiuto? Chiede a Maria che lei preghi Dio, preghi suo figlio Gesù Cristo, perché Dante, arrivato ormai a quel punto, possa contemplarli, assistere a questa visione e perché dopo questa visione la sua vita non, nella vita che gli rimane da vivere sulla terra, non faccia più, non cada di nuovo nell'errore,
non torni a vivere nel peccato dopo una così alta visione. Quindi sono due le richieste che vengono fatte alla Madonna da San Bernardo per conto di Dante. Non è Dante che si rivolge direttamente a Maria, lui non si osa. Si rivolge a lei San Bernardo. San Bernardo quindi chiede uno che ormai è giunto fin là nell'Empireo, nella Candida Rosa, Dante possa osservare, contemplare la bellezza suprema, che è quella di Dio, della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e la seconda, che questa visione lo cambi dentro e che quando lui tornerà sulla terra, nel periodo per gli anni che gli rimangono da vivere sulla terra, egli, come dire, non viva più nel peccato, indirizzando le proprie energie, il proprio impegno verso cose sbagliate, ma che viva bene il Vangelo. Questa è la richiesta, in poche parole, quello che succede in questo canto. Però prima di chiedere a Maria qualcosa, San Bernardo fa un elogio di Maria, una lode. Prima ne loda le qualità e poi le chiede qualcosa. È un po' come quando i bambini vanno dalla mamma. Mamma, ma come sei bella oggi? Ok, figlio, che vuoi? Che ti serve? Quindi San Bernardo inizia a tessere le lodi di Maria. Attenzione però, al di là dello scherzo, della battuta che ho fatto di mio figlio che viene da me, mamma, come sei bella. Ma senti, non è che... Ok, al di là di questo. Le lodi, quello che viene detto di Maria, non è un'invenzione dantesca. Fa parte della dottrina cattolica, cioè secondo la Chiesa cristiano-cattolica, Maria è ciò che di lei vedremo, dirà Dante. Lui non fa altro che riproporre quello che la Chiesa da secoli dice della madre di Cristo, solo che ovviamente lo fa nella sua maniera sublime. Da notare che Dante non parla per tutto il tempo, parla Bernardo per lui. E anche dopo, nel libro si ferma con questo inno, questa preghiera rivolta alla Vergine, ma anche dopo Dante non parlerà perché a un certo punto, davanti a tanta bellezza, a tanta meraviglia, a una cotale visione, non può che rimanere muto. In contemplazione, in adorazione, non c'è parola che puoi dire davanti a tanto splendore. Bene, quindi siamo nell'Empireo. Ascoltate adesso le parole che San Bernardo rivolge a Maria, la madre di Cristo. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontade.
Or questi, cioè Dante, or questi che dall'infima laguna dell'universo, in fin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica a te, per grazia di virtute, tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non assi più che io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalitate quei prieghi tuoi, sì che il sommo. Più che io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia e movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani. Bene, vediamo adesso verso per verso il senso di questa altissima poesia di Dante. Vergine madre. Questo è il contrasto, la prima antitesi con cui inizia questo inno, questa preghiera alla Vergine. Vergine e madre. Maria per la religione cristiana è al contempo vergine e madre, perché, come sapete dalla religione cristiana, dalla dottrina cristiana, ha concepito Gesù dallo Spirito Santo e non dall'unione con suo marito Giuseppe. Quindi lei, non avendo rapporti, è rimasta incinta di Gesù. Quindi la prima antitesi è questa, vergine e madre. Secondo contrasto, figlia del tuo figlio. Perché Maria sarebbe figlia del suo figlio? Perché suo figlio, Gesù, è Dio. Fa parte Gesù, quello che i cristiani chiamano Gesù di Nazareth, secondo il cristianesimo, prima ancora di incarnarsi nel grembo della Vergine Maria, viveva in cielo ed era la seconda persona della Trinità. Per il cristianesimo, Dio è al contempo, altro contrasto, altra antitesi, assurdità della, assurdità nel senso di cosa al di fuori della logica umana. Al di sopra è la Trinità, Dio è uno e al contempo trino, non è uno solo, Dio è relazione di amore, amore fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Capita alle volte, quando c'è un temporale, che nel cielo sorga non un arcobaleno, ma due arcobaleni, cioè dove uno nasce dall'altro. Sono due arcobaleni, ma fatti tutti della stessa sostanza. Ecco, la Trinità è come se ci fossero un motore composto da tre parti, o un trifoglio con tre foglie, tre petali, ma una sola pianta. Oppure tre arcobaleni che nascono uno dall'altro, sono tre distinti, ma la sostanza, il fenomeno è sempre uno. Ora, il figlio, secondo la teologia cristiana, e cristiana vuol dire sia protestante che cattolica che ortodossa, il figlio dal cielo è sceso sulla terra per condividere con gli uomini quell'amore, quella pienezza di amore di cui, con il padre di cui godeva, non riuscendosi, come dire, non riuscendo a trattenere questa gioia che aveva dentro, non poteva tenerselo per sé come un tesoro geloso, la sua uguaglianza con Dio,
ma l'ha voluta condividere con gli esseri umani e per condividerla si è fatto umano, nascendo e assumendo le sembianze di Gesù di Nazareth. Quindi lei è figlia di suo figlio, perché suo figlio è il creatore, Dio. Vergine e madre, figlia del tuo figlio. Terza antitesi, terzo contrasto. Umile e alta più che creatura. Tu sei umile e al contempo la più nobile di ogni creatura. Perché dice umile? Umile, vi ho detto, ho avuto già altre mode di spiegarvelo, viene dal latino humus, che vuol dire terra. Una persona umile è una persona che non si vanta, che non si ritiene superiore agli altri, che non è superba. Una persona è umile quando riconosce i propri limiti, quando è perfettamente consapevole che ha bisogno degli altri e, secondo la religione cristiana, ha bisogno di Dio, di cui non può fare a meno, non può vivere una vita senza Dio. Quindi Maria è in assoluto la più umile. Questo è un riferimento a un brano del Vangelo. Voi nel frattempo ovviamente avete preso la matita, state prendendo gli appunti come vi ho insegnato dall'anno scorso. Questo è un riferimento ben preciso biblico. Fa esattamente riferimento al Vangelo di Luca. Nella Bibbia ci sono Evangeli, libri che parlano della vita di Gesù. Uno di questi, il terzo, è quello scritto da San Luca. Nel Vangelo di Luca, Maria a un certo punto ringrazia Dio ad alta voce, lo loda e dice: "L'anima mia magnifica, cioè su esalta il Signore e il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata." Quindi quest'idea che la Madonna è umile come sua caratteristica, cioè come una persona a servizio degli altri, che riconosce di avere bisogno degli altri, di avere bisogno di Dio, quest'idea Dante la prende, è una citazione del Vangelo di Luca. Questo brano del Vangelo famosissimo si chiama Magnifica, Magnificat. E però al contempo è alta, è nobile più di ogni creatura, perché è diventata la madre di Dio. Termine fisso d'eterno consiglio. Consiglio viene dal latino consilium, che vuol dire decisione, volontà. Quindi Maria è definita da Dante termine fisso, cioè punto di riferimento dell'eterna volontà, dell'eterna decisione di Dio. Perché? Cosa vuol dire questo? Che Dio da sé che sa tutto, perché onnisciente, onni con due n, Dio onnisciente vuol dire che sa ogni cosa, sapeva da sempre che sarebbe stata Maria di Nazareth, quella ragazza umile, povera di quel paesino sperduto di Nazareth, la mamma del figlio. Figlio con la F maiuscola, Padre, Figlio e Spirito Santo. Seconda terzina. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Tu sei colei che ha innalzato, ha nobilitato la natura umana al punto tale che il fattore, cioè il creatore, fattore e vuol dire colui che ha fatto,
cioè il creatore degli esseri umani, non disdegnò di farsi sua natura, non ha disprezzato di farsi sua creatura. Quindi di Maria viene detto che lei ha innalzato la qualità, l'essere umano, in maniera tale che Dio non ha disprezzato, non gli è dispiaciuto nascere in lei, e in questo modo da creatore si è fatto creatura. Terza terzina. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per cui lo caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Nel ventre tuo si è riaccesa, raccese vuol dire si riaccese di nuovo l'amore. Quale amore? Gesù. Gesù è colui che porta gli esseri umani a Dio, che rivela agli esseri umani il volto buono, misericordioso del Padre, non il Dio severo che manda all'inferno e castiga. Il Dio del Vangelo è misericordia, è amore, è Padre che aspetta. Quindi Gesù è colui che ha, rivelando questo volto buono del Padre, da Padre di Dio, ha riavvicinato l'umanità a Dio e quindi ha riacceso l'amore fra Dio e gli uomini. Nel ventre tuo si è riacceso l'amore fra Dio e gli uomini e grazie all'energia, grazie a questo amore, le persone quando muoiono, se hanno vissuto cristianamente, secondo gli insegnamenti, l'esempio di Cristo, di Gesù, le persone quando muoiono vanno in cielo e sono nella piena comunione con Dio. Ora lui tutto questo discorso lo dice con tre versi. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, per il calore di questo amore fra Dio e gli uomini portato da Gesù, nell'eterna pace, cioè in paradiso dove regna la pace eterna, così è germinato questo fiore, la candida rosa. Quindi, grazie all'amore di Gesù per gli uomini si salvano, vanno in paradiso e godono della comunione con Dio, per la quale erano stati creati, a immagine e somiglianza di Dio li creò. L'essere umano è stato creato, secondo il cristianesimo, per essere in comunione con Dio e fra di loro, fra gli esseri umani. Qui sei a noi, meridiana face di caritate, e giuso, intramortali, sei di speranza fontana vivace. Quindi di Maria viene detto che qui in paradiso sei per noi che già siamo in paradiso, cioè per tutti noi beati che vi siamo nella candida, che formiamo la candida rosa, tu Maria sei per noi meridiana face. Face vuol dire fiaccola, splendente potremmo dire. Perché meridiana? Meridiana vuol dire del mezzogiorno. E cosa c'entra? Cos'è la fiaccola del mezzogiorno? Il sole, ragazzi, quando è più splendente nel cielo? A mezzogiorno. Quindi sta dicendo che Maria risplende per loro come il sole a mezzogiorno. È un esempio di caritate. Caritate vuol dire amore. L'amore però, l'amore puro, quello che ti mette Dio nel cuore, non l'amore egoistico che vuole possedere l'altro, che mette il proprio desiderio al di sopra degli altri. L'amore puro, quello che mette Dio, si chiama carità. Quindi San Bernardo dice qui,
Tu, Maria, sei per noi che già siamo in paradiso come un sole di mezzogiorno, un esempio luminoso di amore. E Giuso, Giuso vuol dire giù, cioè sulla terra, intramortali, tra i vivi, tra i mortali, cioè tra i vivi, sei di speranza fontana vivace. Tu sei una fontana vivace di speranza. Sei fonte di speranza per i mortali, perché i mortali, quando hanno bisogno, si rivolgono a te, che sentono come la loro mamma celeste, e ti chiedono il tuo sostegno, le tue preghiere. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre. Sua disianza vuol volar senza ali. Donna viene dal latino, una volta ve l'avevo detto, domna. Donna viene dal latino, anzi, ripercorriamo la storia della parola per intero. Dal latino domina, che vuol dire signora, è diventato domna e poi è diventato donna. Quindi donna vuol dire signora. Signora, tu sei tanto grande e tanto vali e sei così potente che qual vuol grazia che chiunque, qualsiasi persona, voglia ottenere da Dio una grazia, una guarigione, la forza per affrontare un problema, trovare lavoro, il coraggio di fare pace con qualcuno, risolvere una brutta faccenda, tirarsi fuori da un periodo difficile. Questa è una grazia. Chiunque voglia ottenere da Dio una grazia e a te non ricorre e non chiede aiuto a te, Maria, alla Madonna, sua disianza vuol volar senza ali. Il suo desiderio, la sua preghiera è come se volesse innalzarsi senza al cielo senza avere le ali. Cioè, se invece tu ti rivolgi a Maria, lei che ti ascolta riporta le tue preghiere al figlio, che non riesce a resistere a lei, alla sua mamma. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. La tua benignità, la tua bontà, non solo pur vuol dire solo, non solo soccorre, aiuta a chi domanda, a chi si rivolge a te, ma molte fiate, fiate vi ricordo che vuol dire volte, ma molte volte liberamente, cioè spontaneamente, al dimandar precorre, ma molte volte precorre, precede, cioè aiuta senza neanche ancora che tu gliel'hai chiesto, lei già ti aiuta. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontade. Allora, in te c'è misericordia. La misericordia è la caratteristica di Dio. La parola misericordia in greco ha a che fare con l'utero materno. Quando nel Vangelo c'è più volte scritto che Gesù si commosse, Gesù pianse o il padre era commosso, fanno riferimento, il verbo che è in greco, fa riferimento alla commozione della madre e il riferimento è esattamente all'utero materno, cioè Dio è anche madre. Ovviamente sapete che Dio è puro spirito, non ha una sessualità, non è né maschio né femmina. Noi umani, per cercare con le nostre misere parole, e con le nostre categorie mentali di spiegare l'amore di Dio, lo paragoniamo al padre, al papà,
ma lo paragoniamo anche, nel cristianesimo, viene anche paragonato alla madre, quando si dice che Dio è misericordia. Allora, in Maria c'è questa caratteristica di Dio, è la prima che in questa terzina viene elencata. In te misericordia, in te pietate, in te pietà, in te magnificenza, generosità, in te s'aduna, in te si ritrova tutto ciò che di buono c'è in una creatura umana. Tutto il meglio dell'animo umano è in te. Finisce la prima parte dell'inno. Questa prima parte dell'inno è una parte dedicata alla lode di Maria. Appunto, vi ricordo che sta parlando San Bernardo perché Dante è ammutolito di fronte a cotanta bellezza. Andiamo ora alla seconda parte. Nella seconda parte, a questo punto, Bernardo, dopo aver detto a Maria, dopo aver parlato di Maria, delle sue caratteristiche, della sua bontà, della sua umiltà, eccetera, a questo punto San Bernardo parla e rivolge a Maria le sue due richieste per conto di Dante. Vediamo qual è la prima. Or questi. Cioè, questi sarebbe Dante. Ora Dante, che dall'infima lacuna dell'universo, in fin qui avvedute le vite spiritali ad una, ora costui, cioè Dante, che dalla parte più bassa, infima vuol dire bassissima, la più bassa in assoluto, dalla parte più bassa dell'universo, cioè dall'inferno che è sottoterra. Ed è anche basso da un punto di vista morale, un luogo di tristezza, di urla, di dolore. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo, fino qua, è arrivato fino qua, vedendo, incontrando le anime, le vite spiritali, le anime, una dopo l'altra, supplica a te per grazia. Di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Or costui Dante ti sta chiedendo aiuto, ti sta supplicando perché gli venga concessa la grazia di poter con i suoi occhi alzare lo sguardo, levarsi più alto, quindi alzare lo sguardo verso l'ultima, la parola aggettivo ultimo, l'aggettivo ultimo è un superlativo e vuol dire altissimo, che oltre non c'è niente. Quindi lui chiede di poter alzare, ti chiede di poter alzare lo sguardo verso l'ultima salute, salvezza. Chi è l'ultima salvezza? Cioè la più grande salvezza, salute viene, il libro lo traduce male, mette beatitudine, ma salute viene dal latino salus, che vuol dire sia salute come la intendiamo noi, della serie sto male oppure sto bene, sono in salute, ma la parola salute vuol dire anche salvezza dell'anima, salvezza interiore. Quindi Dante sta chiedendo di poter alzare lo sguardo e contemplare l'estrema, cioè la più alta, la suprema salvezza, cioè Dio. A questo punto, dopo aver visto le anime, dopo aver visto Maria, chiede di guardare che più in alto non si può guardare il volto di Dio. E io, questo io è Bernardo che parla, e io che mai per mio veder non assi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi. E io, che non neanche per me ho mai desiderato asso, ardere, bruciare dal desiderio, e io che neanche per me ho desiderato tanto di vedere Dio quanto lo sto desiderando per lui,
Ti porgo, ti offro tutti i miei prieghi, tutte le mie preghiere e prego che non siano scarsi e prego che le mie preghiere, ti chiedo che le mie preghiere siano sufficienti, non siano insufficienti, ti bastino. Perché tu, ogni nube, li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ti prego affinché tu disleghi, cioè sciogli, dissipi, sciogli ogni nube, ogni, anche nebbia potremmo dire, sarebbe nuvola, ogni nube, ogni nebbia della sua condizione mortale con le tue preghiere, così che si manifesti, si dispieghi davanti a lui il sommo piacere. Chi è il sommo piacere? È sempre Dio. Dio prima, la Trinità prima è definita ultima salute, laddove ultima, appuntatevelo, è un aggettivo, l'abbiamo detto già l'altra volta, ultimo è un aggettivo qualificativo ed è un aggettivo già di suo come grado superlativo, perché il superlativo di viene dal latino ultra, che è un avverbio, vuol dire oltre. Ultimus vuol dire che più oltre non si può. Quindi Dio viene definito ultima, quindi suprema salvezza. E qua invece viene definito sommo piacere, con un altro aggettivo qualificativo di grado superlativo assoluto. Sommo. Alto, superiore, sommo. Sommo è un alto, grado positivo, superiore, grado comparativo, sommo o supremo, grado superlativo assoluto. Un altro superlativo assoluto nel tentativo di descrivere Dio. Dio è indescrivibile dalla nostra lingua e allora c'è quest'uso di superlativi assoluti, ultima salute, sommo cosa? Sommo cosa? Sommo, cioè altissimo, come viene definito Dio? Severo, triste, che ti manda all'inferno? No, sommo piacere. Per l'anima stare al cospetto di Dio, Padre, Figlio Cristo, e Spirito Santo è il piacere sommo della propria anima, è il godimento pieno del proprio cuore. Dio viene definito da Dante sommo piacere. Ultime due terzine. La seconda richiesta, quindi la prima è che possa guardare Dio. La seconda è: ancor ti prego, Regina. Prima l'aveva chiamata signora, donna, domina, signora. Adesso ancora di più la chiama regina. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che puoi ottenere ciò che vuoi. Che conservi, di cosa la prega? Che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi. Che Dante, dopo una così suprema visione, dopo aver visto Dio, ma conservi, mantenga sani, cioè puri, retti, i suoi sentimenti nella vita che gli rimane da vivere sulla terra. Cioè gli sta dicendo, quando Dante torna, dopo aver visto Dio, essersi colmato lo spirito di questa bellissima visione, quando torna sulla terra, ti prego, fai che lui si mantenga una certa purezza nei suoi sentimenti, che conduca una vita bella, bella nel senso di secondo lo stile dato dall'insegnamento dato da Gesù. E poi l'ultima terzina.
vinca tua guardia i movimenti umani. Cioè gli sta dicendo, stai attento a lui, mi raccomando, la tua guardia, vinca la tua guardia, cioè la tua custodia, cioè custodiscilo, la tua custodia, vinca i movimenti umani. Movimenti non vuol dire gesti del corpo, movimenti indica i moti interiori, cioè le passioni, i sentimenti. Quelle passioni dalle quali, se ci si lascia dominare dalle quali, possono portare all'inferno, come nel caso di Paolo e Francesca. Quindi sta dicendo, la tua guardia, cioè custodiscilo in modo da poterlo proteggere dalle sue passioni, che lui protegga se stesso dalle sue passioni. E poi cosa le dice? Cosa succede? Che a questo punto Beatrice e con lei tutti gli altri beati che si trovano nella Candida Rosa pregano tutti in coro, tutti insieme pregano Maria perché accordi queste due grazie a San Bernardo, cioè a Dante. Vedere Dio è tornato sulla terra, vivere in grazia di Dio. Vedi, Beatrice, con quanti beati, cioè con quanti altri santi, per i miei prieghi ti chiudon le mani, cioè si mettono così in atteggiamento di preghiera per appoggiare la preghiera che io ti sto facendo per conto di Dante. Si chiude così il nostro piccolo studio che abbiamo fatto in questi mesi della Divina Commedia. Cercate di prendere appunti quando ascoltate la videolezione, stoppatela e studiate questi appunti che poi vi chiederò nella prossima videoconferenza. Orbene, assegniamo i compiti. Martedì prossimo, no? Perché? Allora, io ve li assegno per martedì prossimo, anche se poi per Divina Commedia in realtà ci vedremmo martedì 21. Io comunque ve li assegno per martedì 14. Poi vedete voi quando li volete fare, sappiate che in ogni caso per Divina Commedia ci vedremo martedì 21. Quindi per martedì 14 scrivete nel diario. Studiare, allora, ascoltare la video lezione sulla preghiera alla Vergine. Prendere appunti sul quaderno. Studiare bene pagina 72-73. Esercizio numero 1. Dovete compilare questo schema relativo alla prima parte della preghiera a Maria, quella dove si fanno le sue lodi. E la seconda parte, quella dove viene fatta la supplica, la richiesta da Bernardo per conto di Dante. Adesso vi saluto, ragazzi di seconda A, ci vediamo presto.